Ma certo non si può passare. Thank you.
Percorso non l'abbiamo completato ancora, per quello che abbiamo visto certamente devo complimentarmi ancora con gli amici dell'oratorio e di quanti stanno collaborando, perché la rappresentazione delle diverse scene è veramente bella, curata nei particolari e molto molto suggestiva. Ecco, grazie di cuore a chi ha lavorato tanto per offrirci questa nuova rappresentazione della Natività del Signore. Sì, no, è unica nella sua specificità. L'anno scorso avevamo magari altri locali che quest'anno non abbiamo potuto avere perché non ci sono più, perché sono stati acquistati da privati e sono stati modificati ovviamente. Ci manca il forno quest'anno, che era un luogo caratteristico, il cuore dell'anno scorso, però va bene così, è bella e ecco, ci fa veramente onore avere di nuovo questa possibilità di aggregazione e di scambio culturale e spirituale. Va bene. Grazie. Sì. Ti ringrazio. Grazie.
locali. Sindaco. Bello l'anno scorso, bello quest'anno ancora più suggestivo e confuso. Devo dire che la creatività delle persone è eccezionale, l'impegno anche, io come tesoro lo studio più vicino, quindi ho potuto verificare i lavori in progress, le tante persone che dedicano parecchie, hanno dedicato parecchie ore alla giornata, quasi ogni giorno e quasi ogni pomeriggio, e questo poi consente di avere risultati assolutamente belli, piacevoli, e anche questo è un modo di valorizzare la comunità e il monumento principe della nostra comunità, no? il castello. Bene, approfitto sì, tutto spazio solo per ringraziare tutti e per dare un bravo. Sì, ma l'anno scorso c'era anche, diciamo, il forno, per esempio, luoghi che storici. Adesso lo stiamo vedendo insieme, ancora completato, però so che alcuni degli spazi concessi l'anno scorso non sono più disponibili, certo, perché nel frattempo. Però so, è in corso una loro valorizzazione, recupero, quindi ci sono dei lavori, e questo è un segnale anche questo buono, cioè si investe sul centro storico di Andrea. Ho anche appreso che me ne sono stati concessi poi degli altri, evidentemente l'effetto dell'anno scorso ha invogliato, ha aperto anche la disponibilità di altre persone, quindi si sono persi degli spazi, se ne sono recuperati altri, sempre molto caratteristico. Che dire, sono momenti di generosità, no? E quindi di disponibilità, volontariato, non si può chiedere di più. Complessivamente tra un anno e l'altro stiamo scoprendo, specialmente tu che non sei di Andrano, c'è anche Castiglione che dato nella mia infanzia, comunque l'avevo ripassato. Nell'associazione ci sta anche Castiglione. Sono un esempio anche di integrazione, ma in questo stiamo facendo parecchi passi in avanti. A me sembra che ci sia un buon clima ad Andrano. Sono contento. Può dare un buon Natale, un buon Natale a tutti. Molto semplicemente, buon Natale. Grazie, a tutti. Sindaco. Che sia poi l'anno che viene, perché non credo che mi intervisterà di nuovo. Perché? Non è che ogni volta che ci incontriamo al presepe mi intervisti, in questo senso. Beh, certo. Vabbè, allora, se vuoi aspetto per l'anno nuovo, ma io direi di accoppiarli adesso, di abbinarli adesso, un anno sarà migliore di grandissima felicità per tutti. Per tutti. Okay. Ciao, grazie. Il signore è padre Thomas. Padre Thomas, che è confratello di Don Antonio. Posso parlare in inglese? No? Sì. E quindi vuole chiederti di parlare di questa. L'inglese, no problem. In inglese, poi troveremo chi traduce. Yeah. Un bocca al lupo. A te.
thank you so much. Happy Christmas to all. Ciao, grazie Presidente. I'm so happy to share with you the message of Christmas. That is very nice. I like this place very much. I just feel like seeing the Bethlehem, being in Bethlehem, and seeing Mother Mary, Joseph and baby Jesus. It's very wonderful experience for me. Once again, Happy Christmas and a Happy New Year. Thank you so much. Buon Natale! Thank you.
Questa sarebbe la Madonna delle Grazie? No. No, questa è la Madonna della Grazie. C'è qualcuno competente che mi può spiegare degli altari? Sì, vabbè, il padre parla inglese. Manca papà mio che è stato sacrestiano per 80 anni qua dentro. Lo so. Ma non c'è nessuno competente che mi può spiegare le tele, come le feste? Quella è Santa Lucia, quella è San Domenico. Beh. Quello è l'affresco che porta. Questo è San Domenico? Questo è San Domenico. Prego. Questo è l'affresco che riporta a Ciarnona delle Salette per quando ci fu la... i martiri di Otranto. Qua? Qua dentro. Oh. Questo, eh? L'assalto della Corsa, che quando c'è stato dei martiri. Cioè questo è proprio il riferimento, perché qua sotto si dice che c'è seppellito Antonio Saraceno che aveva partecipato Antonio Saraceno. Alla, dove c'è all'espugnazione di Otranto, c'è il presepe quando, adesso? Sì, sotto qua l'altare. C'era una balaustra prima sotto, infatti qua dietro c'è pure qualche iscrizione, tutta la cosa, eccola. Vediamo. Sopra. Se mi può seguire per cortesia. I due. Ecco, vedi? Antonio Saraceno de Torella, Tutto il. La parte di dietro forse non so riesci a vedere meglio. No. Pure qua dietro c'è un'altra scritta. Non c'è più qua, qua c'è la cosa. Vediamo se di proprio. Non so se riesci a vederla quella. Troppo vicino. Siamo troppo vicini. Comunque, San Pietro. San Pietro. Questo è San Pietro Martire, quello è Santo che non ha niente a che vedere con San Pietro Apostolo, no? Invece questo è San Tommaso. San Tommaso, perché San Tommaso? Quella invece è la Madonna Immacolata. Questa è la Madonna, non so se questa è stata al cimitero. Cosa? Stava forse al cimitero, se quella Madonna è un'altra. Cioè è pure la Madonna Immacolata, però quella è la Madonna. Invece quella? Madonna Assunta, più che altro, sì. Quella della Madonna. Madonna Assunta questa è. Allora qui questo sarebbe un convento, insomma. Questo è il convento dei Domenicani. Infatti, San Pietro, San Tommaso. Sì, questo è il convento. E lì qui c'è sepolto. Come si chiamava? Saraceno? Antonio Saraceno. Antonio Saraceno. Giovanni Antonio Saraceno, ecco. Antonio Saraceno di Torella. E quella cioè questo è pure morto nel dibattimento con noi tutti. E quell'affresco si addice sì, al nesso. È il riferimento a quello. Questo è sempre San Pietro. Questo è San Domenico come. Ah, e adesso la prima io mi ricordo che era con la quindi di stoffa. Ah, ecco. Quindi quello è il nesso con sì, Antonio Saraceno. Sì, quella è la cosa che si riferisce alla, agli martiri di Otranto. Può leggere per cortesia? Allora, affresco del XVI secolo, invasione dei turchi ad Otranto, anno 1480, restaurato da Roberta Mismetti, su autorizzazione delle belle arti per devozione della famiglia Rizzo Rocchetta e figli, in memoria del congiunto Accoto Celso Saturnino, anno domini Natale 2005. Sì. Anche più o meno, no? Cioè è stato copiato. Come... Ma c'è qualcuno che da chi è stato per devozione, restauro
Don Musarò. Da Musarò Giustino. Cristina. Ah, Cristina. Per devozione. Bellissimo, bellissimo. Ed è solo un convento questo. Sono entrato qui. Aspetti che poi c'era una foto che era del pittore che aveva. Cosa? C'era quel pochettino, non so, forse era un quadro del figlio, sarà del pittore che l'aveva fatto. C'era una cosa che ha scritto un ristorante del 1950, c'era la scritta. Ah, quella non l'ho presa. La Madonna di Pompei, quella, vedi quanti riquadri porta, e cioè in miniatura quanto. Cioè le icone che. Le icone a... Sì, sono miniatura. Eh sì, sono icone. Bellissime. Sono. Infatti. Cosa vogliono dire? Sì, ha un significato. Peccato che non c'è qualcuno che ce lo spiega. Non c'è proprio. Ah. Niente proprio. E quello cos'è? Quella è Sant'Agata. Sì? Sì. Quella te la posso dire. Sant'Agata di Catania, no? Io sono stato a Catania alle carceri di Sant'Agata, dove lei è stata rinchiusa. La Madonna di? Dell'Immacolata, la Madonna Immacolata. Ed è di legno? Sì, sì, sì. È stato di legno, è riusciamo. Usner scultore Ortisei? Sì, sì, sì. Mm-hmm.